Alessio, il settore fitness è oggetto di una vera e propria rivoluzione a Quanta Club. Con quale filosofia, seguendo quale concezione? Abbiamo innanzitutto dato una logica nuova allo spazio della sala attrezzi, quindi della palestra. È stata effettuata una divisione in tre aree. E le tre aree sono area cardio, con chiaramente anche l'introduzione di macchinari differenti rispetto a quello che avevamo prima, quindi abbiamo il vogatore, lo skyerg, il tapis roulant curvo, quindi anche per dare un'offerta maggiormente diversificata sia all'utente normalissimo, ma anche a soprattutto sportivi che necessitano di fare preparazione atletica. Subito accanto abbiamo un'area con le macchine isotoniche e infine stiamo allestendo un'area di allenamento funzionale, quindi destinato comunque ad un'attività con i pesi liberi in stile un pochettino più aggressivo, quindi come il CrossFit. Una panoramica su quello che invece è l'attività corsistica? L'attività corsistica l'abbiamo disegnata interamente con gli utenti, quindi sicuramente dopo il lockdown abbiamo deciso di favorire maggiormente quello che è il contatto con i clienti, ascoltarli, incontrarli e con loro costruire un palinsesto che fosse il più dettagliato possibile e soprattutto rispecchiasse maggiormente le esigenze dei clienti. Per cui insomma il palinsesto attuale che stiamo utilizzando è frutto di una serie di incontri e di comunicazioni con i clienti. Se dovessi sintetizzare, perché scegliere Quanta Club per la palestra o per i corsi? Sicuramente è completamente diverso rispetto a quello a cui le persone erano abituate. Cioè sicuramente molta attenzione a quelle che sono le esigenze di clienti, per cui noi il cliente in palestra lo accogliamo in un certo modo e lo supportiamo comunque con programmi di allenamento dedicati. Questo sia che il cliente scelga di frequentare i nostri corsi, la nostra sala attrezzi, ma anche chi poi sceglierà di fare il percorso in personal training. Sono Alessio Lombardi e vi aspetto in sala fitness del Quanta Club.